Salve ragazzi, mi trovo su KD e vi voglio far vedere se vi piace questo tema che un po' assemblato. Se vi piace il tema potete farlo uguale. È un tema, come vedete, che ricalca Windows 8 e poi ho messo l'icona flat. Però vi faccio vedere come si può inserire questo tema, che non è semplice, ci sono tanti passaggi. Dovete andare prima di tutto su DeviantArt, che è questo di qua. Ho già aperto la pagina. DeviantArt, che è la pagina di Gaterco. Non so se lo dico nel modo giusto, dove c'è il tema K8, che appunto ricalca proprio Windows 8. Ora voi lo potete fare integralmente o lo potete fare parzialmente, magari lasciate l'icona quella originale o mettete le flat o qualche altro stile di icone che piacciono a voi. Non per cosa deve essere proprio tipo Windows 8, va. Alla fine non dobbiamo copiare integralmente la Microsoft, però devo dire che come grafica è accattivante, insomma, mi piace. Io sto un po' improvvisando perché il filmato penso che sia un po' lunghetto, perché devo far vedere un po' i passaggi e devo anche ricordarmelo perché l'ho fatto tempo fa. Allora, dovete prima di tutto scaricate, praticamente fate il download, ovviamente mettetevi questa pagina in mente, DeviantArt, tema K8. Scaricate il file in zip, che è questo di qua, vado a fare il download che non ricordo se l'ho conservato. Facciamo salva file e salviamo il file in scaricati, che è più semplice trovare. Quindi abbiamo scaricato per prima cosa appunto il tema zippato che abbiamo visto qua in anteprima. Dopodiché dovete assicurarvi che ci sia, andiamo su impostazioni di sistema, questo lo mettiamo ad icona, lo riduciamo. Su impostazione di sistema dobbiamo andare su aspetto applicazione. Allora, premetto che sono su Kubuntu, quindi quello che sto facendo già lo trovate, quello che sto cercando ora già lo trovate praticamente su Linux Mint KB. Invece su Kubuntu dovete installare il DOS stile Qt Curve, perché non l'ho trovato originariamente in questo elenco di qua. Vi faccio vedere la differenza. Qt Curve vi dà gli oggetti, vi fa vedere le finestre, le immagini in modo piatto, sempre stile Microsoft. Mentre se andiamo, vi faccio un esempio, se metto su Oxygen, che è quello originario di KDE, come vedete vediamo ad esempio questa barra di qua sopraelevata, la vediamo con i bordi che dà l'impressione un po' di uscire dal piatto, si vede un po' più attondato. Mentre se andiamo su Qt Curve, che è quello che serve per questo tema, come vedete si appiattisce un po' tutto e dà un'altra sensazione visiva. Ora, se non avete, se no, se avete Kubuntu come me e dovete installarlo come ho fatto io, prima di tutto assicuratevi se manca, ovviamente. Se manca Qt Curve come nel menu a tendina che si vede, aprite il terminale, andiamo sul terminale, che in questo caso si chiama console. Andiamo sul terminale e digitiamo sudo apt get install qt
curve, è andata ad installare appunto quello che manca, quello che vi ho fatto vedere prima. Ecco, dopo aver fatto questa installazione, voi ritroverete tutte curve in stile e con figura. Quindi prima di utilizzare quel file zippato che abbiamo preso da DeviantArt, dovete andare a posizionarvi su, prima a installare Qt-Curve se siete su Kubuntu. Su Linux Mint non c'è bisogno di fare l'installazione. Posizionatevi su Qt-Curve e fate configura. Cliccate configura e vi dà appunto la configurazione. Ecco, io già l'avevo fatto, ma poi vedrete che si configurerà esattamente come si è configurato con me. E vedete tutto appiattito, non vedete più quel sollevamento che vi dà se mettete Oxygen o altre, ma potete anche lasciare Oxygen, potete fare il tema un po' più personalizzato. Io l'ho fatto stile proprio Windows 8 con tutte le curve. Vabbè, clicchiamo apri perché altrimenti mi rimane in sospeso e chiudiamo. Ritorniamo, andiamo a vedere dopo aver scaricato il file zippato che era questo di qua, che DeviantArt, chiudiamo, anzi faccio chiudo completamente perché altrimenti si accende la ventola e poi non mi fa fare il video. Andiamo su scaricati, scaricati che è questo di qua. E su scaricate abbiamo K8 by Garteco, che è quello che abbiamo messo su DeviantArt, e dobbiamo decomprimere l'archivio. Io lo faccio qua, qui, ecco. Abbiamo estratto la cartella K8 KDE10, apriamo la cartella e cosa c'è? K8 Aurorae, K8 Plasma, K8 Colors. Questo è il K8 Qt-Curve che interagirà con la finestra di prima. Andiamo a vedere dove andare ad inserire, a fare copia e incolla di queste cartelle. Io già l'ho fatto, ovviamente, voi farete sempre copia e incolla. E andiamo su home, andiamo su home e facciamo allora mostra file nascosto, clicchiamo su mostra file nascosto e vediamo i file con le cartelle sono nascoste, con le cartelle che iniziano con il puntino nella dicitura. Andiamo su KDE, ecco, punto KDE, clicchiamo e andiamo su Share e su Apps, vediamo cosa ho messo io su, dunque apriamo un'altra finestra di Dolphin perché allora devo un po' memorizzare quello che ho fatto, devo ricordarlo piano piano. Andiamo su scaricato, qua ovviamente questo. Andiamo su scaricati, scaricati KTN. Allora, dopo essere andati su Apps, quindi siamo home kde.kde-share.apps, andiamo ad inserire K8 Aurorae, quindi copia e incolla, e andiamo sulla cartella Aurorae Tenes. E andiamo ad incollare K8 Aurorae in questo punto di qua, quindi home.kde-share.apps Aurorae Tenes. Dunque ritorniamo indietro apps, andiamo a incollare ora K8 Plasma, andiamo su desktop Tenes se non erro e andiamo ad incollare copia e incolla K8 Plasma, K8 Plasma, K8 Plasma e la inseriamo qua. Ripeto, io già l'ho fatto, quindi copia e incolla.
E siamo sempre home.kpd-sha.kpbits, in questo caso desktop tennis. E ritorniamo su pbits, quindi abbiamo incollato queste due cartelle. Andiamo a incollare k8, scusate, colors, facciamo copia, andiamo ad incollare su color scenes e andiamo ad incollare appunto k8 colors. Dopodiché dobbiamo incollare k8 qt curve. Ricordate il QtCurve che abbiamo installato prima e già ci sarà la sua cartella. E andiamo su QtCurve, che è questa di qua. Clicchiamo e andiamo ad incollare appunto K8 QtCurve, K8 QtCurve. Home.kpd-sha.kpbits, QtCurve. Quindi non è proprio semplice, semplice, perché partendo dalla cartella della home, andate sul KDE che è nascosto, e poi su share. Dopodiché avete apps ed ecco, fate copia e incolla nelle varie cartelle che riguardano appunto quello che vi ho fatto vedere prima. Ripetete quello che avete visto prima e fate tutte queste copie e incolla. Non c'è più da prendere niente qua. Andiamo a chiudere. Abbiamo copiato tutte queste cartelle, chiudiamo, anzi le abbiamo praticamente, andiamo sulla home, io rimetto la visualizzazione senza farla nascosta. Ecco qua, chiudiamo. Ora andiamo su a fare il tema ovviamente. Andiamo su impostazione del sistema, aspetto applicazione. E voi su stile andate a configurare, quindi mettete QtCurve, non fate come ho fatto all'inizio, mettetelo ora. Assicuratevi solamente che avete già installato il QtCurve, altrimenti lo installerete da terminale. Ora andate su impostare QtCurve, fate configura, diventa QtCurve, applica, dopodiché andate su colori e troverete QtCurve nei colori, quindi questo di qua. Le icone poi ci mettete quello che volete voi. Ho installato, ve le faccio vedere, ho installato le flat orange. Andiamo su di nuovo panoramica e andiamo su aspetto spazio di lavoro e sul tema del desktop, quindi andiamo sulla decorazione delle finestre e troverete già K8 default. Selezionate il rapporto default, applica e diventerà la finestra così, la decorazione della finestra. Poi il tema del desktop, andate su, vi comparirà appunto K8 oltre Oxygen e quello del default, selezionate il rapporto e diventerà tutto praticamente così. Quindi tutto il tema diventerà come lo state vedendo esattamente in questo momento. Penso di aver finito la spiegazione, di aver terminato. Ho dovuto riflettere un po' su quello che ho fatto un po' di tempo fa. E poi impostate appunto quello che volete voi. Potete fare come ho fatto io, qua c'è la visualizzazione cartella, o potete anche non farla, ci mettete magari il meteo, qualcosa altro. Quindi avete visto come si inserisce questo tema K8. Vi ricordo che potete anche mettere dei temi, prendendoli andiamo qua, prendendoli direttamente da internet. Ecco, potete scaricare nuove decorazioni, però sono quelle che vi le dà automaticamente e forse non trovate il K8 tema. Non ve lo dà così completo, vi dà magari solo per decorazione o qualcos'altro, prendi nuovi temi, insomma. Potete anche usare quello in automatico. Andiamo a vedere. Poi in automatico potete anche scaricare dei temi, ma non sono completi. Ecco, se fate quello che ho fatto io ora, lo fate completo, altrimenti troverete un tema parzialmente, diciamo, completo.
Ora non si sta aprendo perché non c'è internet, che va bene, no, chiudiamo. Quindi potete fare come ho fatto io per questo tema in particolare, oppure scaricarvi dei temi non completi, oppure inserire un tema completo come ho fatto io per questo qua. Chiudo questo video, vi saluto con la mia faccia, andiamo sul ciso. E vi saluto, allora, vi saluto con la mia bella faccia, io sono quello che ha commentato questo video, scusate ma si è accesa la mia bella ventola, sono colui che ha commentato questo bello video, spero sia stato un bello per voi, è un po' lunghetto. Comunque vi ho fatto vedere come si installa un tema così completo su un KDE che si deve, come vedete, si è plasmato in modo molto diverso dall'inizio, da come lo vedete inizialmente dopo l'installazione. E se vi piace, installatelo, seguite passo passo quello che vedete. Ripeto, se siete su Linux Mint che ha il KDE, trovate tutti i corsi, altrimenti lo dovete salvare da terminale per poi poter trovare la cartella tutti i corsi e le varianti da poter fare copia e incolla e per formare questo tema stile Microsoft, che forse l'unica cosa bella che ha fatto la Microsoft è proprio il tema, si vede che c'è qualche grafico abbastanza bravo e quindi vi fate un po', vi plasmate un po' il plasma del KDE. Un saluto a tutti da Salvatore, un prossimo video che riguardi appunto, spero sempre in Linux, GNU Linux. Ciao ciao a tutti.